Pochi giorni e inizierà la vendemmia 2021. Alcuni produttori saranno al lavoro già nel weekend di Ferragosto, la maggior parte delle aziende però inizierà a lavorare nelle settimane immediatamente successive. Sarà una raccolta fortemente caratterizzata dai cambiamenti climatici. Le gelate a primavera e la siccità di questi mesi non porteranno buone notizie. Queste temperature, tra l'altro molto alte, fermano la vegetazione e quindi di conseguenza anche la maturazione. Pensiamo che le date più indicate per iniziare siano il 23-24, quindi la settimana successiva a quella dopo Ferragosto. Siamo comunque in anticipo sulle medie, ma non così come è successo altri anni, che già a Ferragosto si raccoglievano le prime uve di Pinot Grigio, Chardonnay, le basi spumanti. Ecco. C'è un certo anticipo, non così accelerato, anche perché la partenza era stata ritardata a causa delle gelate che avevamo avuto. A causa della stagione, le gelate in primavera e il caldo di quest'estate, che vendemmia sarà? Da un punto di vista qualitativo pensiamo buona e ottima, perché le uve sono molto sane, si sono fatti anche pochissimi trattamenti, anche quindi da un punto di vista sanitario, uva molto bella, con pochi, come dicevo, pochi trattamenti. C'è la questione quantità, perché le gelate hanno lasciato il segno in varie zone, specialmente della pianura, sul vitigno trebbiano, ma anche sullo Chardonnay, e poi il caldo ha colpito abbastanza la siccità, più che il caldo in collina dove non c'è la possibilità di irrigazione, quindi queste temperature elevate, associate a un vento che è sempre stato abbastanza intenso in tutta l'estate, che ha asciugato i terreni, e quindi avremo un calo sia in pianura a causa delle gelate che in collina a causa di questa siccità. È ancora difficile stimarlo, ma potrebbe esserci anche un 15-20% in meno rispetto a un'annata normale. Ecco, poi c'è il problema però appunto dei mercati che hanno avuto difficoltà a causa dei vari lockdown. La situazione in questo senso sull'invenduto qual è? Ecco, qui va molto da azienda ad azienda, perché nel totale comunque i dati ci dicono che il vino è stato venduto. Sono cambiati i canali di uscita, ossia le aziende che servono grande distribuzione, sia in Italia che in esportazione, non hanno avuto diminuzioni, perché comunque c'è stato un incremento in quei periodi di chiusura, quando non si usciva ai ristoranti c'è stato un incremento di consumo quotidiano in casa, e quindi questo ha fatto sì che l'uscita del vino ci sia stata. Le aziende invece che sono rivolte al canale ristorazione hanno avuto i loro clienti chiusi per tanti mesi, quindi hanno dei problemi. Ecco, è una situazione variegata, perché nel totale l'uscita c'è stata, abbiamo i dati ufficiali dal Ministero sia per quanto riguarda le giacenze nei registri sia per quanto riguarda i dati di esportazione. Questo dall'inizio, da primavera 2020, questo periodo non è stato carente come uscita dalle cantine in totale, però dipende dalla clientela, chi arriva, anche dei clienti che si recavano in azienda non sono andati, e quindi cambia molto da azienda a azienda. In un breve giudizio, quindi, che tipo di vendemmia sarà? Ma una vendemmia buona, ottima come quantità, scarsa come quantità, e quindi avremo un buon vino 2021, forse non ne daremo tanto.